Falco Rosso guardò la ragazza per ultima, anche se era stato conscio della sua presenza fin dal primo istante, come se conscio di una musica in lontananza, ovunque possano essere gli occhi e la mente. La luce si soffermava nei suoi capelli, ed egli non avrebbe saputo dire se desiderasse più seguire i gesti delle sue mani o la bruna bellezza del suo volto. Era chiaro che il sole la amava e indugiava parecchio su di lei, diversamente dagli altri. Proprio in quel momento essa buttò all'indietro il capo, ridendo e oscillando leggermente avanti e indietro. Poi i suoi occhi si posarono d'improvviso sulla finestra dove era Falco Rosso. Il riso scomparve e si balzò in piedi con uno strillo indicandolo, e le altre due teste si voltarono. Anche l'altra donna urlò mentre indietreggiava, Falco Rosso udì un calpestio di passi frettolosi e la voce della donna più anziana gridare: «Non uscire, Richard!» «Sciocchezza!» ribatté l'uomo e spalancò di colpo la porta. Il fiato di luce balenò lungo la canna del fucile e colpì in pieno la figura dell'uomo. Falco Rosso si rialzò con lentezza. Non bisogna mai fare movimenti bruschi quando si è sotto la mira di un fucile. Alzate le mani, mise tutta la propria dignità nella voce e disse: «Augo, è un pelo rosso, non uno stile di sel bianco. Non esiste qualcosa di simile, urlò la scuò all'interno della casa. Parlo inglese, cosa vuoi?» domandò l'uomo. «Parlo inglese», rispose Falco Rosso. «Vengo dalle colline nere per vivere in mezzo ai bianchi, perché anche la mia pelle è bianca. Che il diavolo ti porti», disse l'altro. «Vieni dentro», arretrò facendo un gesto di invito. Falco Rosso accettò l'invito e oltrepassò la soglia. Le due donne erano in un angolo, la madre con una mano alzata a coprirsi la faccia, pronta a proteggersi gli occhi dalla vista. Scusate, dalla vista di una mostruosità, la ragazza con gli occhi sgranati per il terrore, ma col mento proteso con aria risoluta. Essa reggeva con ambo le mani una grossa pistola. Falco Rosso si impresse, scusate, i loro visi nella memoria, poi ribassò lo sguardo sul pavimento. «Non può stare qui», protestò la scuola. «Non vale averla sotto il nostro stesso tetto. Ci sveglieremo per trovare la casa in fiamme. Non so proprio cosa tu pensi di fare, Richard Lester. Non ho detto che penso di fare qualcosa di speciale», disse Lester. «Dal momento che parlo inglese, mia cara, invitalo a sedersi. Prendi questa sedia, amico, Maestri. Metti un altro piatto sulla tavola, riporre la carne e i fagioli nel forno a scaldare e fa dell'altro caffè». Le sue parole erano ospitali e la sua voce era calda e gentile, con un tono così delicato che Falco Rosso non aveva mai udito niente di simile. D'improvviso la donna più anziana lanciò un grido: «Misericordia divina, Richard, è vero, ha la pelle bianca, o quasi, fallo sedere. Dove essere stato rapito i suoi genitori dai diavoli rossi. Come ti chiami, ragazzo? I membri della tua famiglia sono stati assassinati». «Zitta, Marta», disse Richard Lester, «lasciami riprendere fiato». Falco Rosso girò gli occhi da un lato a guardare la ragazza, che a parte uno sportello del mostro di metallo rovente, gli introduceva la carne e un piatto di fagioli. Poi rispose: «Mio padre è antilope cazzato, un uomo coraggioso, che ha conquistato 5 scalpi, 2 dei quali bianchi. Mia madre era di Ciammara, essa è stata una delle donne addette alla tenda dei riti. Per tutto il giorno le sue mani non stanno mai ferme. Assassino», urlò la scuola bianca. «5 scalpi e 2 di bianchi.
Marta, disse Alastor, se devi proprio continuare a muovere a bambera la lingua, sarò costretto a chiederti di lasciare la stanza. Questo uomo è il nostro ospite e comprendo ogni parola che dici. Amico, vuoi sederti? Risospinse avanti alla sedia, ma Falco Rosso, che ignorava quella stregoneria, si tolse dalle spalle nude il mantello di pelle di bisonte e si accovacciò a gambe incrociate sul pavimento. Tuo padre è un bianco che è andato a vivere fra gli indiani, chiese Lester, è così? Mio padre è un indiano, è un cheyenne, e il suo nome è Antilope Piazzato. Ah, disse Lester con voce dura, ha una scuola bianca allora. Anche mia madre indiana si chiama Radice Amara, eh? Ma se entrambi i tuoi genitori sono indiani, come fai la tua pelle bianca, abita all'estero? Mio padre è Antilope Piazzato, mia madre è Radice Amara, rispose Falco Rosso. Questo è tutto quello che so. Fu rapito quando era ancora bambino, non può ricordare, terminò la ragazza. E tutte queste domande non farò che metterlo in imbarazzo. Offrire qualcosa da fumare è la cosa migliore. E così assentì l'astro. Bene, stai comodo su quel pavimento freddo, amica. Come ti chiami? Mi chiamo Falco Rosso, perché la voce è del mio amico bianco, gentile, il pavimento è saldo sotto di me, come un mucchio di pelle di bisonte. Grazie, disse l'altro. Mi chiamo Richard Lester. Falco Rosso si alzò. Questa è mia moglie, questa è mia figlia, Maisie, continuò Lester. Falco Rosso le guardò entrambe e poi si risiedette sul pavimento. Lester andò a sedersi sulla sedia di fronte a lui. E così hai abbandonato i Cheyenne e sei venuto a vivere con i bianchi. Cosa pensi di fare? Che attività vuoi intraprendere? Mi unirà un capo, rispose Falco Rosso, ma lo seguirò sul sentiero di guerra e mi conquisterò degli scampi ogni volta che mi sarà possibile. Bontà divina, esclamò Marta Lasta. Zitta cara, ingiunse il marito. Ora ascoltami, Falco Rosso, la gente di questa città non ha capi e non scende sul sentiero di guerra. Noi vogliamo soltanto la pace, la vogliamo per ingrandire la città e per estendere i campi coltivati fino oltre le colline, capisci? L'amico di Falco Rosso cercò invano di afferrare quell'immagine. Ho sentito che fra i bianchi gli uomini lavorano come scuola. Disse, tu lavori di zappa nei campi? Io lavoro con i liberi, rispose Lester. Sono avvocato. Significa che se due vengono a lite io cerco di mettere pace fra di loro. Oppure cerco di dimostrare che uno ha ragione e l'altro ha torto e per questo mi pagano. Un paciere in un accampamento, sentenziò Falco Rosso. È meglio di un gran capo sul sentiero di guerra. Tutti da noi lavorano in qualche modo, continuò Lester. Che tipo di mestiere ti piacerebbe fare? Che tipo di mestiere potrebbe fare? Chiese sua moglie. Adesso c'è Sam Calkins, il maniscalco, che ha bisogno di un apprendista. Potrebbe essere un posto adatto a lui, sembra robusto a sufficienza. Sam Calkins, disse la ragazza, mentre apriva lo sportello del forno e ritraeva il piatto con la fetta di carne, quel grosso brutto arrogante. Il miglior principale per uno che ha le mani sporche di sangue, osservò la signora Lester. Zitta Marta, fece Richard, se Sam Calkins ha un posto per lui, gli potrà servire per cominciare. Non dovrà rimanerci se non ne avrà voglia. Nel frattempo, potrà dare un'occhiata in giro, cercare di trovare qualche occupazione degna di lui, porre il petto sul pavimento davanti al nostro ospite Maese. Posa il piatto sul pavimento, scusate, davanti al nostro ospite Maese. La ragazza allora dispose di fronte a Falco Rosso il piatto di portata, un piatto più piccolo con il coltello. La forchetta, il cucchiaio, una scodella di fagioli, del pane in un altro piatto e una tazza fumante di caffè. Zucchero, chiese offrendogli in una ciotola piena e porgendogli un cucchiaio. Bene, esclamò Falco Rosso con l'acquolina in bocca. Afferrata la ciotola, si versò in bocca una gran quantità della preziosa sostanza dolce e si mise a masticare rumorosamente.
Marta Lasta, scusate, e mi sono grido soffocato di disgusto, ma Falco Rosso è stagiato e con gli occhi appannati dal piacere. Non potei scoprire la causa di quell'esclamazione, pochi boccone. Aveva terminato lo zucchero, si schiarì la gola, lievemente irritato, poi si asciugò sull'avambraccio la bocca sinistra, bagnata di saliva. Finalmente, io lascio la stanza, non posso sopportare. Una cosa simile proruppe la Zanna. Una cosa più schifosa, si interruppe poi per aggiungere. Maestro, in nome del cielo, cosa fai? Alzati da quel pavimento. Maestro, infatti, si era in quel momento seduta per terra, gambe incrociate. Di faccia a Falco Rosso e di le sorrise e le fece un cenno col capo, grato per quella compagnia, per così dire, al suo livello. Sai, mamma, disse la ragazza, dobbiamo farlo sentire a casa sua. Richard Lester ordina al tuo figlio di alzarsi da quel pavimento. Ora la madre non posso fare, Marta, ribatté l'avvocato. Ma c'era ragione, penso che anch'io dovrei fare lo stesso, ma soffro di reumatismi. La sua voce si affievolì non appena Franco Rosso afferrato con ambo le mani per l'estremità l'osso dell'arrosto, cominciò a strappare la polpa con i suoi denti robusti. La carne era così tenera che si staccava i grossi brandelli, in un attimo l'osso fu completamente spolpato. Franco Rosso rimase qui della sua attenzione ai fagioli, appoggiò l'orlo della scodella frammenti ai labbri inferiori. E afferrato il cucchiaio, cominciò a spalarselo in bocca. Chiuse gli occhi e un attimo dopo il cucchiaio era schiavo sul fondo della tazza. Subito dopo la posò a terra e provò il caffè, ma poiché era amaro e ancora bollente, sforzò sul pavimento il mezzo sorso che aveva assaggiato. Infine montò la sua pipa, scusate, e se la caricò per fumare. La ragazza si mise a togliere la macchia di caffè con uno straccio bagnato mentre suo padre rimaneva a sedere, soffregandosi il mento. La signora Lester aveva lasciato la stanza, un senso di pace pervase Falco Rosso mentre aspirava profondamente il fumo del tabacco. Gli venne voglia di cantare, socchiuse le labbra. Si tornava avanti e indietro per un po' per prendere il ritmo e infilzò. Scusate, si tornava avanti e indietro per un po' per prendere il ritmo e iniziò il canto con voce strascicata e uniforme, che solo a tratti si levava in un guaito. Il suo piacere era così intenso che riusciva a vedere soltanto il volto della fanciulla. Finita la canzone, la ragazza gli chiese di che parlava il tuo canto, Falco Rosso. Sono lieto che tu me lo domandi, e gli rispose. Ecco cosa dice nella lingua dei bianchi senza musica. Vecchio inverno, te ne sei andato via da me. L'erba novella sta crescendo attraverso la tara bruna. C'è abbondanza di grasso nella pentola, cotto con lingue di bisonte. Il mio ventre è sazio, il mio animo è sereno, il fumo mi colma di gioia. Perché allora non sopraggiunge il sonno? Perché appena chiudo gli occhi vedo il mio amore come una radura fiorita nel mezzo di una vasta pianura? Fece un gesto, il palmo proteso verso la ragazza, e per te, disse. Gli occhi della fanciulla erano compiaciuti, e se gli lanciò un sorriso. Grazie, disse. Si sta facendo tardi, intervenne all'improvviso Lester. Ti mostrerò un letto dove puoi dormire, Falco Rosso. Domani mattina vedrò il maniscalco e gli chiederò di farti lavorare per lui. Perlomeno per un po' di tempo. Intendi dire che dovrò lavorare con le mie mani? Gli chiese Falco Rosso. Posò gli occhi sul palmo delle proprie mani e mosse le dita. O con le mani o con l'ingegno, rispose Lester. E finché non avrei sorpreso a vivere come i bianchi, e finché non avrei appreso, scusate, a vivere come i bianchi, sarà meglio che tu faccia segnamento sulle tue mani, è una medicina dolorosa ma salutare.
Si alzò dalla sedia, anche Falco Rosso si alzò. Era molto soddisfatto perché il capo bianco gli aveva parlato con grande benevolenza. Se fra i bianchi c'erano uomini simili, simili ragazze, se le loro case erano ricome di simili meraviglie di cristallo, di fuoco e comodità, la vita doveva essere dopo tutto passabile. Buonanotte, disse la ragazza. Passa la notte a essere buona anche per te, replicò Falco Rosso. E dolci voci di pane in sogno, seguì il suo ospite in una saletta angusta e poi in una piccola camera dove in un angolo c'era un letto a quattro gambe coperto di coltri di lana. Dormi bene, disse l'estero. Buonanotte, Falco Rosso. Tutte le tribù bianchi ti rendono onore, rispose Falco Rosso con calore, ma appena fu solo gli parve che le voci smorzate che risuonavano in altre parti della casa si muovessero furtivamente verso di lui. E quando si adagiò sul letto, esso si agitò con un acuto giglio metallico. Allora si ricordò del suo cavallo, si alzò, prese il suo mantello di pelle di bisonte e uscì impiegando lunghi minuti per non far scricchiolare ogni asse sotto i suoi piedi. Quando saltò al di là dello steccato, lo stallone cominciò a nitrire, e mai glielo afferrò per le narici e lo tenne finché smise di tremare. Poi trovò un piccolo spazio erboso, non lontano dalla casa di Richard Lester, disse al cavallo. Lo impastò gli ossi, si avvolse una sola volta la coperta intorno al corpo e si mise a giacere, per così dire, in mezzo al campo nemico. Prima di addormentarsi, però, afferrò con la destra il piccolo scarabeo aperto di pietra che portava inciso il falco e che gli pendeva dal collo. Scarabeo, disse dolcemente, hai aperto le tue ali e mi hai portato lontano. Il posto è buono, il mio ventre è sazio e su di me già risplendono le stesse stelle che risplendono sui cieli. E allora perché il mio cuore soffre? Poi cade addormentato. Siamo a pagina 57, capitolo 9.